Ciao ragazzi e ragazze, oggi una richiesta, una torta di compleanno per i cani. Me l'ha richiesta Fragolina. Ciao Ale, ciao Fragolina. Io spero che al tuo cane piaccia, perché allora ho cercato un po' in giro e ho visto che ai cani piace più il salato che il dolce, quindi sarà tipo una torta salata a forma di osso, se riesco a farla, con il pollo, il riso, la carota, un po' di sale, cioè bello saporitino che non fa male al cane, perché c'è il pollo che è la carne e il riso bianco, quindi deve essere saporita ma che non faccia male al cane, diciamo, roba buona, genuina. Quindi vediamo perché non lo so come viene fuori. Vediamo se riesco a farla a forma di osso. Proviamo, quindi torta di compleanno per cane a forma di osso. Vediamo gli ingredienti. Un 6 pugni di riso e io l'ho già fatto bollire in acqua salata. Una patata e 4 carote, anche queste le ho fatte bollire a vapore, quindi sono già bollite. Del petto di pollo, un uovo. Un 3 foglioline di salvia, dell'olio evo, sale e un pochino di pangrattato. Prima di tutto prendiamo una ciotola, versiamo il nostro riso bollito, un pochino di sale. Prendiamo la nostra patata e carote bollite. E le schiacciamo dentro con lo schiacciapatate. Mettiamo un po' di sale anche sulla patata e carote. E amalgamiamo insieme. Prendiamo il nostro petto di pollo e lo tagliamo pezzettini piccoli, Io ho preso le fettine, queste qui, fettine fini, che così cuociono in fretta. Lo facciamo pezzettini piccolini. A bocconcini, tagliato a pezzettini così. E adesso andiamo sui fornelli. Accendiamo il fuoco. Mettiamo un pochino d'olio, il pollo, mettiamo il sale, le nostre 3 foglioline di salvia. Facciamo andare un 10 minuti. Togliamo la salvia, perché il gusto amarognolo ai cani non piace. Quindi togliamo le foglioline di salvia e la versiamo dentro al nostro riso carota patata. Aggiungiamo l'uovo. Prendiamo una teglia da forno con la carta forno, mettiamo giù un pochino di olio, la stendiamo bene e con le mani oliate prendiamo il nostro mappaccione. Dobbiamo dargli una forma di osso, Dobbiamo cercare, ma facciamo tipo una palla prima.
dovremmo dargli una forma di osso. Allora allunghiamolo un po'. Facciamo prima, come si chiama qua, il dorso, e poi gli diamo la forma dell'osso. Qui facciamo il cuore e anche di qua. No ragazzi, ma guardate, un osso gigante. E gli diamo una spolveratina di pan grattato per fargli la crosticina. E lo mettiamo nel forno a 200 gradi per mezz'oretta. Tanto è tutto cotto, eh? È giusto per farlo un po' colorare. Che profumo! L'osso gigante. Un osso gigante, bello croccante, saporito. Io penso proprio che il tuo cane lo apprezzerà tantissimo, anche perché adesso me lo assaggio pure io, eh. Lo mangia il cane, lo mangio anch'io, eh. Vedo il pezzo del culo qua, l'altro pezzo glielo lascio per il cameraman stasera, eh. Vedi che bello croccante. Wow. Col riso. Bello croccante fuori, bello saporito. Anche il riso dentro. Buonissimo! E come sempre, chi vuol fare le mie ricette mi manda la foto su Instagram e io la metto nella story. Caldo porco, caldissimo, caldissimo. Ah! Un abbraccione, un bacione e viva l'amore! Ciao, ciao Fragolina! Vi lascio giù nell'info box il link del suo canale. Andate a iscrivervi anche da Fragolina, che è bravissima. E fai vedere allora il tuo cane. Voglio vedere il tuo cane se la mangia. Prova a farlo così e voglio vedere se lo mangia. Se non gli dite, te lo mangi te. Io glielo faccio mangiare al cameraman. Ciao. Caldissimo.